La piccola fiammiferaia. Andersen. Era la fine dell'anno e faceva molto freddo. Una povera bambina camminava a piedi nudi per le strade della città. La mamma le aveva dato un paio di pantofole, ma erano troppo grandi e la povera piccola le aveva perdute attraversando la strada. Un monello si era precipitato e aveva rubato una delle pantofole perdute. Egli voleva farne una culla per una bambola della sorella. La piccola portava nel suo vecchio grembiule una quantità di fiammiferi che doveva vendere. Sfortunatamente c'era in giro poca gente. Infatti quasi tutti erano a casa, impegnati nei preparativi della festa, e la poverina non aveva guadagnato neanche un soldo. Tremante di freddo e spossata, la bambina si sedette nella neve. Non osava tornare a casa, poiché sapeva che il padre l'avrebbe picchiata, vedendola tornare con tutti i fiammiferi e senza la più piccola moneta. Le mani della bambina erano quasi gelate. Un pochino di calore avrebbe fatto loro bene. La piccola prese un fiammifero e lo sfregò contro il muro. Una fiammella si accese e nella dolce luce alla bambina parve di essere seduta davanti a una grande stufa. Le mani e i piedi cominciavano a scaldarsi, ma la fiamma durò poco e la stufa scomparve. La piccola sfregò il secondo fiammifero e attraverso il muro di una casa vide una tavola riccamente preparata. In un piatto fumava un'oca arrosto. All'improvviso il piatto con l'oca si mise a volare sopra la tavola e la bambina stupefatta pensò che l'attendeva un delizioso pranzetto. Anche questa volta il fiammifero si spense e non restò che il muro bianco e freddo. La povera piccola accese un terzo fiammifero e all'istante si trovò seduta sotto un magnifico albero di Natale. Mille candeline brillavano e immagini variopinte danzavano intorno all'abete. Quando la piccola alzò le mani, il fiammifero si spense. Tutte le candele cominciarono a salire in alto, verso il cielo, e la piccola fiammiferaia si accorse che non erano che stelle. Una di loro tracciò una scia luminosa nel cielo. Era una stella cadente. La bambina pensò alla nonna che le parlava delle stelle. La nonna era tanto buona. Peccato che non fosse più al mondo. Quando la bambina sfregò un altro fiammifero sul muro, apparve una grande luce. In quel momento la piccola vide la nonna, tanto dolce e gentile, che le sorrideva. «Nonna!» esclamò la bambina. «Portami con te, quando il fiammifero si spegnerà. So che non sarai più là. Anche tu sparirai come la stufa, l'oca arrosto e l'albero di Natale». E per far restare l'immagine della nonna, sfregò, uno dopo l'altro, i fiammiferi. Mai, come in quel momento, la nonna era stata così bella. La vecchina prese la nipotina in braccio e tutte e due, trasportate da una grande luce, volarono in alto. Così in alto dove non c'era fame, freddo, né paura. Erano con Dio.